sigla. Rieccoci, ci siamo lasciati con la rivelazione fatta nel TG Mars News 05, progetto piroclastico. Morris ha comprato un terreno vicino ad un vulcano attivo particolarmente pericoloso, l'Arenal. Ora vi sveleremo la reale distanza del terreno dal vulcano. Il terreno si trova nella zona delimitata dal cerchio rosso. Quindi se il vulcano decidesse di fare un ruttino, finirebbero tutti all'inferno. Al nostro attore di punta piace tenerci in ansia. Siamo molto preoccupati per il suo futuro. Sembrano esserci ancora problemi al cantiere di Morris. Mr. George, I'm calling you because Jose and Alejandro went for lunch at 11 o'clock and the lunch time is 12 o'clock. You have to say something. Yeah, because they asking for raise. Right? Yeah. Okay, you say something. You have to say something because they lay again. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Per prima cosa ricordatevi di iscrivervi al canale. Oggi vi mostro un villaggio vacanze qui in Costa Rica. Siamo nella zona di Guanacaste, a Potrero. È un villaggio costruito da italiani e vi faccio vedere quello che potete trovare qui. Sono tutte villette unifamiliari e bifamiliari. È un posto molto tranquillo, come vedete è circondato dalla natura, alberi, piante da frutto, animali. Qui ci sono spesso scoiattoli, iguana, ovviamente gatti, e poi spesso incontriamo i procioni che vengono in gruppo e fanno le cosiddette le scorribande notturne, le chiamo io, perché vengono a mangiare per esempio il cibo dei gatti. Ve lo ricordate, vero, il prete spretato che ha accompagnato Morris dal notaio? Pochi minuti ci dividono, ragazzi, alla fila qui sul terreno. Sono con l'amico Francesco. E sono qua con dottor Francesco e praticamente siamo a 200 metri dal notaio, che è stato uno dei partecipanti che ha seguito questo progetto dall'inizio, quindi faremo anche delle interviste per raccontare la sera, perché questa storia andrà raccontata tutta. Ecco, iniziamo noi. Morris lo chiama dottore perché in realtà è un dentista di Roma. Si tratta di Francesco Ceccaglioni, un odontoiatra che si è fatto le ossa nell'omonimo studio dentistico del padre. Successivamente è andato a vivere in Spagna per 12 anni e lì ha fatto pratica presso la rete di cliniche Vericat Implantologia Immediata. Sembrano esserci ancora problemi al cantiere di Morris. Yeah, hello Mr. George. I'm calling you Mr. George because Roberto and Miguel, they are using the company tools for help the painting guys. Yes. I know Mr. George, I told them, yes. Ora gustiamoci questa ardita quanto innaturale attaccatura dei capelli che Morris sfoggia pubblicamente e spudoratamente. È altresì interessante notare la stempiatura variabile che affligge il grande imprenditore, o forse dovremmo definirlo il parrucchino più sbarazzino dei due mondi. Action dal vostro Morisan, buongiorno a tutti amici. Molti si lamentano dei politici corrotti che avete in Italia, ma la prima domanda che dobbiamo farci quando andiamo allo specchio, quella che io definisco la tecnica dello specchio, vai in bagno o ti guardo allo specchio? E ora pubblicità. Ciao, sei anche tu un nano obeso? O se preferisci poco alto e in pesante sovrappeso? Con te anche lo sciogliepancia di mamma non ha funzionato? Oggi gli ingegneri di Club Six, dopo studi durati anni, hanno trovato una nuova soluzione per te. Le cucine Hot Startup per obesi hanno gli sportelli dei pensili e degli elettrodomestici saldati a caldo e quando ti prende quel frequente languorino, da pin dal culo. Hot Startup, cucine per obesi. Alle prime 10 persone che chiamano, le monto di persona. Le cucine.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Torno a fare un video, posizione classica, secondo me è un video interessante che vado a improvvisare. Guardate, sapete che io improvviso sempre, però secondo me viene fuori un video interessante. Eh sì, è proprio un video improvvisato. Greg ha messo la polo delle grandi occasioni e, udite udite, ha addirittura provato a pettinarsi. Ricorda molto quegli imputati che fino al giorno prima giravano tatuati, barba incolta, vestiti luridi e consunti. Poi magicamente si presentano alla sbarra, sbarbati, ripuliti e con l'abito preso a noleggio. Allora, in questi anni, 4 anni che faccio video, penso di essere entrato in contatto con migliaia di persone. Mi conoscono praticamente tutti in Italia, nel bene o nel male, tutti. Perché ho gente che mi adora e gente che mi odia. E sono, al di là di quelli che mi adorano, che mi ha sempre mandato messaggi di stima, insomma, costantemente, quelli che mi odiano sono molti, ma non sono la maggioranza. Speravo che fossero la maggioranza, ma purtroppo non sono la maggioranza. È incredibile. Conveniamo che la cosa abbia dell'incredibile. Mi hanno sempre ricoperto un po' di insulti, di commenti, mi mandavano email, gente disabilitata. Vabbè, ci tenevano a informarmi il loro odio e disappunto. Però voglio dirvi, qualche statistica ce l'ho. Io lavoro per statistiche, per probabilità, mente matematica. Allora, quindi, quando la maggior parte della gente ti dice delle frasi, o sono frasi di rito, cioè gente che non ha neanche un vocabolario, scusate, della lingua italiana così vasto, quindi ragiona per offese standard, oppure ha delle motivazioni. Io credo che le motivazioni non ce le abbiano perché non conoscono niente di me e ve lo dico, nessuno. E anche gli amici più stretti, nessuno sa esattamente la mia vita. Mi spiace, quindi non possono sapere gli sconosciuti quello che è la mia vita. Quindi le offese uno le prende come messaggio standard, un po' come i trogloditi. I trogloditi ripetono sempre le stesse cose, ecco, e quindi le offese sono riprodotte come messaggio base nel piccolo cervello di questi inferiori. Sì, il Greg deve aver sofferto molto quando gli abbiamo bruciato la sua astutissima strategia per drenare utenti per il suo sitarello. L'iracondo demiente de Adeie è dovuto ricorrere alla segnalazione del video per farlo togliere da YouTube, metodi da bimbo minchia sfigatissimo. E ve lo dico, molti, molti di questi inferiori ti dicono sempre sei un fallito. Come offesa? Sei un fa Ma che offesa è sei un fallito? Perché a cosa è associata l'offesa sei un fallito? Perché se tu hai un'azienda, l'azienda o va o la chiudi o fai fallimento. Se io nei miei 30 anni di aziende, attività sia all'estero che in Italia non ho mai dichiarato fallimento, le aziende le ho aperte le chiuse, e le ho chiuse, eventualmente ho ceduto quote. Dov'è il fallimento? Il fallimento è in cosa, eventualmente? Nei progetti? No, i progetti possono funzionare 5 anni, 2 anni, 10 anni e poi non funzionano più. Anzi, è intelligenza di una persona dire: cazzo, non si possono più vendere pere perché la gente vuole le mele, mi metto a vendere le mele. Oppure dico chiudo e faccio altro. Vado anziché vendere le mele o le pere, vado a dipingere. Ecco, non è un fallimento. Questo si chiama vita? Si chiama, non so come chiama, quotidianità? Si chiama sbarcare il lunario, cercare tutti i modi possibili e immaginabili pur di non lavorare. Perché il fallimento è associato a cosa? Al lavoro? Beh, il lavoro è anche esperienza, quindi quando tu incominci a fare un lavoro e provi, riprovi, cerchi di capire qual è la tua strada, ma certamente le cose le sbagli. Ma non è che ogni errore è un fallimento. Sì, Greg, ma quando non ne imbrocchi una, un paio di domande dovresti cominciare a fartele. Ogni battaglia è una guerra persa. Ci sono le battaglie che vinci e le battaglie che perdi. Insomma, se tu perdi una battaglia, la volta dopo cerchi di vincerla perché hai capito come funziona il giochino, no? Non è che ci vuole molto. Beh, sì, nella maggior parte della gente sì.
Quindi i fallimenti non esistono, esistono delle prove che devi superare per poi arrivare a un progetto. Poi dopo il progetto può fallire nel senso che non hai capito che era il momento di toglierti dai coglioni o di cambiare. Però tenete presente che in Italia, ma in giro per il mondo, certe società, soprattutto dei grandi manager, vengono portate al fallimento, perché in Italia il fallimento di una società vuol dire tanti soldi e se li spartiscono. Quindi quando mi dice hai fatto fallire una società, anche se fosse vero vuol dire che ho fatto un sacco di soldi, perché in Italia veramente è così. Quindi è meno remunerativo chiudere una società pagando tutti, dicendo vabbè io chiudo il mio bar, pago tutti i fornitori, che invece chiudere il bar senza pagare i fornitori. Guadagni di più a chiudere il bar senza pagare i fornitori. Il bar è fallito, non hai pagato i fornitori e quindi hai guadagnato di più. Se invece vai a pagare correttamente i fornitori, no, non sei fallito. Quindi avete appena assistito ad un numero di prestigio. Greg dice che un fallimento non è un fallimento, e ammesso che i fallimenti siano tanti, diventano esperienza. E se non bastasse, se scappi con la cassa, sei un paraculo. Greg, può funzionare con i tuoi amati inferiori, ma con noi non ci provare nemmeno, perdi solo tempo. Nello specifico questo pure, quelli che dicono sei fallito, non so, mi sento le... per il... nella tua vita sentimentale. Ma che cazzo vuol dire? Perché uno dei milioni di persone che ci sono in Italia si sposa e poi divorzia, cos'è? È fallito un matrimonio? Cosa vuol dire è fallito un matrimonio? No! Si è dissolto in una nuvola maleodorante, così va meglio. È fallito un finanziamento? Ma che cazzo siete dei falliti? Voi che lo pensate? Eh no, hai detto che il fallimento non esiste. Ci sono periodi della vita in cui vai d'accordo con una persona e poi non vai più d'accordo con una persona, finisce. Sì, a botte di mortaio. Ti sposi, poi divorzi, non litighi, va tutto bene. Ecco, cioè, come nel mio caso, faccio il mio caso. Io mi sono sposato, non mi andava più bene, non ho neanche discusso e siamo ancora amici. Condividete ancora lo stesso bagno senza bidet? Che cazzo vuol dire fallimento? Dico, per queste cose qua, ecco, tutte queste, potrei andare avanti, tutte queste cose qua vengono dette poi da personaggi che sono ovviamente tutti anonimi all'oscuro, che io so già come sono. Ma sì, sentiamo la puta analisi del grande profilatore, il peso massimo della profilazione. Sono dei cazzo di inferiori che, nel caso del fallimento sentimentale, non ha mai avuto una fidanzata, non ha mai avuto una ragazza. O se l'hanno avuta, ce l'hanno avuta per 20 anni, un cazzo di scrondo, e continuano a sopportarlo e stare lì a mantenerlo, perché nella loro testa c'è qualcuno che dice che devi mantenere una persona per 50 anni, o stare costretta con una persona per 50 anni. Beh, ci sono persone come me che ha scopato come un riccio prima del matrimonio. Nel matrimonio, quei pochi anni, è stato dentro un cazzo di ovviamente di bagno senza bidet, di accordo, e poi dopo si è accorto che voleva scopare come un riccio, punto, finisce lì. Greg, quel cesto di lumache che hai in testa, chi te l'ha messo? È il grande Chavador de Adeje. Donne, non spingete, il de niente de Adeje ne ha per tutte. Sì, diminchiate. Anzi, hai preso lezione che i matrimoni non servono un cazzo nel mio caso, perché ti limitano. Quindi i tuoi limiti mentali sono legati al matrimonio ormai consunto. Ora potrai svolazzare come una farfalla, sì, di 120 kg. E così come le società. A me non mi interessa, ho capito che avere un socio, due soci, le ho provate tutte. Tre soci, perché ti dicono il primo socio non va bene, con due soci è meglio, con tre no. È meglio non fare società, ma ci arrivi pian piano. Sì, un fallimento dopo l'altro. E vivere in Italia, e se uno va all'estero è un fallito, dipende. C'è gente qua, faccio il mio caso, che viene qua, che ha i milioni, e viene qua perché si è rotto il cazzo di pagare le tasse, e viene qua e non fa niente. Pensate che scemo.
Pensa, ci sono affitti più cari che l'Italia perché sono scemi qua. Non perché c'è il clima, il mare, non rompe il cazzo nessuno, ci sono tasse basse. No, devi stare in Italia perché sei italiano, devi vivere e soffrire come gli altri. Te lo dice chi? Chi è che ti dice queste cose? Un cazzo di tranviere che si sveglia alle 6 di mattina? Funziona così? No, ma voglio capire. Oppure c'è gente che è venuta qua scappando dall'Italia, ma gli faccio i complimenti, perché se tu te ne vai dall'Italia, anche inculando mezzo milione alle banche, ma gli faccio i complimenti, bravo, voglio sapere il segreto, come cazzo hai fatto inculare mezzo milione alla banca e a scappartene. Hai fatto benissimo. Il problema, semmai, è chi sta lì a propinare schemi Ponzi ai fessi, protetto dalla legge spagnola che prevede l'estradizione solo in rarissimi casi. Di questo ne vuoi parlare, Greg? Cosa stai in Italia a pagare l'80% di tasse e essere un cazzo di dipendente? Non lo so. E invece magari lui ha capito che fottendo giustamente le banche ha potuto vivere meglio. Oppure c'è gente che vive tranquillamente, faceva il parrucchiere, il barbiere in Italia e è venuto a fare il barbiere all'estero, no? Soltanto che ha trovato una dimensione più corretta. Quindi c'è tutta sta gente che, come nel mio caso, non sa nulla, io non sa nulla di come vivo. Non sa che io mi alzo la mattina e faccio quello che voglio. Una mezza idea che fossi un fancazzista, qualcuno se l'era fatta. No, non ho programmi. Sì, posso avere il programma perché devo portare la bambina a cavallo, perché devo consegnare qualcosa, insomma, ma posso avere, oppure perché avevo programmato di andare in spiaggia, ma faccio quel cazzo che voglio, e la gente dà fastidio che uno fa quel cazzo che vuole, è la mia dimensione. Io vivo tutto il giorno in magliette e pantaloncini da 10 anni, quasi 9 anni. Ecco, magari è arrivata l'ora di cambiarli. Respiro aria pulita, non ho più stress. A occhio sembri esauritissimo, ma vogliamo crederti. Quel poco stress me lo gestisco tranquillamente, anzi, ogni tanto ho così tanta tranquillità che un po' di stress ci vuole. Tranquillo, siamo degli specialisti. Lasciaci lavorare. Ancora poco e parlerai da solo. È per quello che faccio i video, se no qua è tutto tranquillo. Che cazzo parlo, con i banani? Per i banani senti tua sorella, pare che ormai sia passata ai bambù, eppure belli grossi. O con qualche troglodita, almeno faccio un video e posso esprimermi, no? Ma è giusto. Se poi ti pagano, gli dà fastidio. Qui non possiamo darti torto. Se qualcuno è addirittura disposto a pagarti, spennalo. Tu non lavori e quindi sei un fallito. No, io faccio, ve lo dico, faccio più lavori che... Tu prendete l'italiano medio. Il 90% degli italiani non ha il numero di lavori che faccio io. Interessante, vai, spara. Sono tutto orecchi. Sì, vabbè, si fa per dire. Io faccio più lavori e nessun italiano fa 4-5 lavori, no? Progetti, cose, ma io li so gestire, so dare un giorno a quel progetto, 5 ore a quell'altro, ma non devo lavorare tutti i giorni a stare dentro un bar o stare dentro un ufficio, no, non me ne frega un cazzo. È perché mi sono configurato e sta sul cazzo alla gente. E non lavori, ma non devi lavorare. Ma puoi arrivare a 50 anni che lavori, ma non ci penso neanche. Aspetta Greg, mi sono perso. Nessuno fa tanti lavori come te che non lavori? Ho il vago sospetto che tu mi stia prendendo per il culo. Cioè faccio lavorare il cervello e faccio lavorare il sistema. Il sistema Ponzi? Perché devo stare lì? Se devo fare un lavoro di fatica, perché se non fai il lavoro di fatica non lavori. Ma io vado in officina, ho la mia officina, mi smonto quello che voglio, faccio un lavoro di peso, di mani, per 5 ore, mi sono divertito e finisce lì. Il giorno dopo no. Quindi lavori di mano nel garaggetto? Forse ho capito. Oppure sto a casa a lavorare sul computer 2 ore e finisce lì. 2 ore su YouPorn? Beh, deve essere impegnativo, anche per uno allenato come te. Oppure faccio un viaggio, giro, non lo so come cazzo la pensa la gente, dentro a degli schemi. Se arrivate a 50 anni che avete ancora bisogno
di pensare di lavorare 12 ore al giorno, avete sbagliato qualcosa nella vita, non lo so. Quindi ricapitolando, Greg è un daddy pensionato, molto impegnato, che lavora di mano sia nel garaggetto che su YouPorn, che invidia. Sarà che io mi accontento, non ho grandi spese, no, cioè non grandi spese, ho tantissime spese, banda mortacci, ma non ho grandi pretese, non voglio l'elicottero, non voglio l'aereo, non mi interessa girare tutte le sere per locali, l'ho già fatto, io sono di Milano. Allora guarda Milano. Ho già dato, ho girato già il mondo, non mi serve andare a spendere 1000 euro in un tavolo, posso fare in un tavolo in discoteca con 2 mignottelle, no, è totalmente inutile. Le porti a casa. Risparmio il tavolo in discoteca, se non andare con 2 mignottelle vado con 2 mignottelle, cioè proprio la gente non capisce un cazzo, non capisce come gestire la propria vita e parla di fallimento, cioè rompe il cazzo che io c'ho una macchina, uso tutti i giorni quella macchina, per dirvi. Oh, ma tu dici che hai tante macchine. Ma no, uso quella perché mi gira di... Ma poi ne ho altre 20 di macchine. Guarda che un telaio non è ancora una macchina. Non vorrei sembrarti puntiglioso, ma è un'idea piuttosto diffusa e condivisa, per non parlare poi di una scocca in vetro resin. Ma qual è l'italiano che ha 20 macchine in garage? Ma vi lamentate di tutto, e se ce l'ho non va bene, se non ce l'ho non va bene, e se non ho la Ferrari non ho... Ma a me non me ne frega un cazzo di avere la Ferrari, comprerò le macchine che voglio, io posso avere la Ferrari, non mi interessa, le ho già avute, le Porsche, le ho già avute, non mi interessano. Te le hanno sequestrate? Vabbè, io compro le macchine che cazzo voglio. Ne ho 20, voi quante cazzo di macchine ne avete? Io ho solo un misero disco volante del 1927. Prima di parlare, ditemi che cazzo avete avuto. No, perché io oggi non so quante macchine ho avuto, probabilmente più di 1000, perché se ne abbotta di 20, 30 ogni anno che le giro. Quindi, quando mi sento dare lezioni dagli inferiori, ecco, mi dà fastidio. Piccolino lui, manda tutti a tomar por culo, ma se qualcuno gli muove delle critiche si risente. Mi dà fastidio, è l'unica cosa che mi dà fastidio, ma non mi dà fastidio, qua si dice ti molesta. Perché quando io, c'è sempre gente che vuole darti consigli, no? Greg, noi te ne abbiamo dato uno solo, non metterti contro i marziani che ti fanno il culone flaccido a strisce, peggio di una bistecca su una piastra rovente. Volete darmi consigli con le donne a 50 anni dopo che siete lì con una moglie obesa che vi rompe il cazzo da 30 anni? Ma veramente? Beh, almeno non ci facciamo a gara di scureggio. Il tuo matrimonio si potrebbe riassumere nel passaggio dalla galleria del vento alla galleria d'arte. O avete 20 anni? Volete darmi consigli con le donne se avete 20 anni? Ma che cazzo avete? 20 anni non sapete neanche trovarvi il cazzo nelle mutande. Magari si fanno aiutare da qualche moldava tornata sulla piazza. Guardate che io parlo con le donne vi massacrano, uomini, le donne vi massacrano. Ah, tu sei di quelli che con le donne ci parlano, eh? Vi pigliano per il culo, non sapete fare un cazzo, altro che gli do due colpi, la massacro, no, io c'ho le statistiche. Pure, incredibile quante risorse ha il nostro Greg. La maggior parte degli uomini sono metrosessuali, quelli palestrati c'hanno il cazzo che non funziona, e così via, potrei dirne di storie, tutte balle, e viceversa le donne in gran parte a loro volta insoddisfatte, frigide, ormai, ma non voglio entrare in quegli argomenti, ma... Greg, bella gente alle Canarie, ti trovi bene? Dal punto di vista lavorativo, l'80% delle... non lo dico io, l'80% delle persone fanno un lavoro di merda, lo hanno dichiarato. Il 70% di persone usano psicofarmaci, o derivati, o droghe. E poi sappiamo i peraccini. Ma c'è qualcuno che deve venirmi a dire, a me, io parlo di me, non, poi ognuno faccia quel cazzo, di parlare di me... E dirmi cosa devo fare nella vita, che sono 10 anni che sto col cazzo al vento. E non se ne è accorto nessuno.
Le cose sono due. O è talmente piccolo da non essere notato, o l'hai camuffato mettendogli gli occhiali. Faccio quello che voglio. Vado dove voglio. Spendo i soldi come voglio. Mi pagano, cioè, sono pagato per divertirmi. E sei anche generoso, dato che fai divertire anche noi. Mi parlate di donne, ripeto. Sono io che vi posso dare qualche trucco. Tipo mettersi l'ovatta nei pantaloni? Non ne abbiamo bisogno, ma grazie comunque. Mi parlate di, non so, di lavori? Ma cioè, e siete sempre lì? Mi parlate di cosa? Di viaggi? Ma se non uscite dal vostro condominio, guardate, io ho la vista qua sull'oceano. Senti, ma si vede anche il villaggio di tua sorella? A 180 gradi, e 180 gradi sulle montagne. Vedo l'infinito, e voi siete un cazzo di condominio, stanzetta in condominio, in una città che... Io sono nato a Milano, quindi so cosa vuol dire Milano. E ho vissuto anche in campagna, quindi so anche a campagna, quindi a me non mi dovete insegnare un cazzo. Greg, il mondo non si riduce a Milano e a Deje, esiste anche a San José. E queste cose me le sento ripetere sempre, ma questo dovrebbe essere l'ABC per una persona normale. E invece io vedo che l'Italia, non voglio parlare degli altri paesi perché non pensate che gli altri paesi siano molto diversi, gli altri popoli, subnormali. Cioè, subnormali. Ma prima di criticare una persona, di pensare, o fate un ragionamento serio, dicendo, vabbè, Greg dice queste cose, ma viene pagato, gli danno i croccantini come a Elon Musk. Elon Musk io lo critico perché è uno stipendiato. È falso. Ma io non sono falso. Io più sincero di così non so cosa fare. Gli dà fastidio? Ah! Ma tu sei andato a Tenerife, un posto del cazzo. Qua pagano migliaia di euro alla settimana per venire da tutto il mondo. Coglioni! Coglioni! Sì, ma grazie alla serie marziana della nuova commedia all'italiana vengono tutti per conoscere El Demiente de Adeje. C'è la fila, non sanno più dove mettere la gente. Siete voi coglioni ritardati o io che ci vivo a gratis quasi. Ah, ma non c'è niente da fare a Tenerife, in queste isole? Ma vedete, ma veramente c'è più roba da fare nel mio quartiere che cazzo nella vostra cittadina. E soprattutto le posso fare. E così via. E così mi sento dire, sei scappato. Io sono scappato da gente come voi. Ma cosa vuoi scappare? Vai dove ti trovi meglio. Su questo siamo d'accordo. Se preferisci un posto pieno di scarafaggi, dove non conoscono l'uso del bidet, si rottamano le cariatidi europee e si radunano i fluidi di mezzo mondo, beh, fai bene a stare lì. Se dovevo scappare andavo cazzo in Thailandia, se dovevo scappare andavo in Cile, per dirvi, solo andare lontano dall'Italia. No! Sono andato fuori dai coglioni. E di questo ti saremo sempre infinitamente grati. Nel posto che mi piaceva di più, dove c'ho aria pulita, costi bassi, sole sempre, faccio quel cazzo che voglio. Scappato. Siete voi che siete prigionieri. A sto punto è meglio essere scappati di casa che scappati mentali. Greg, ti sei dato dello scappato di casa. Forse era meglio prepararselo bene questo monologo. Cioè... Ma veramente, frasi fatte, sempre le stesse. Se voi andate a vedere i commenti che mi fanno, sono sempre 4 o 5. Sei un delinquente. No, fino a prova contraria, per essere considerato delinquente, devi essere condannato. Ma condannato? Non per finta. No, perché io 2023, andiamo in galera 2024, ma nel frattempo sono passati 10 anni. 15 anni. Ma vedete che non sapete accendere il cervello? Sei un truffatore. Ma truffatore di cosa? L'unica truffa che vedo è quella che ha fatto vostro padre a vostra madre. E questa solo per pochi. I tuoi l'hanno capita? La possono capire. Questa è l'unica truffa. Coglioni! Dai Greg, non fare così.
Ma non cercatemi! Andate a fanculo, a tomar por culo tutti quanti! Ecco, gli è partito l'embolo. Dai Greg, lo sai che ti vogliamo bene. Senza te e le tue sorelle sarebbero stati 2 anni noiosissimi. Tranne quelli che vengono. Ogni settimana io ho persone che vengono. Famiglie, singoli, uomini, singole donne. Venite tante singole donne perché poi vi sistemo io. Ecco, però venite belle cariche, altrimenti vince facile la gara di scuregge. E a conoscermi. Mi offrono da mangiare, da bere, stanno qua 2 ore a chiacchierare, mezz'ora, un'ora, vengono... Così? Chissà che vita di merda che fa Greg! Vita di merda. Ecco Greg, dovresti esserci grato se ti abbiamo reso il deniente più famoso di Adeia. La vita di merda, sembra quello che ho sognato, cazzo. Libertà totale. Siete talmente inferiori che non solo negate che avete fatto 4 dosi e schiatterete, direte invece no, che vi è venuto un colpo al cuore per troppa pizza mangiata o perché sono cambiate le stagioni. No, e quindi negherete anche il fatto che c'è qualcuno come me che vi piscia in testa tutti i giorni. Perché posso permettermelo. Io posso andare in giro col cazzo di fuori a pisciare in testa a chi voglio. E quindi? Greg, occhio, che c'è sempre qualcuno più in alto di te con la vescica bella gonfia e capiente. È vero che a Tenerife non piove mai, quindi quando ti bagni, dai, ci puoi arrivare da solo. Ho tutto quello che voglio. Più di voi, più del... non di voi tutti quelli che... ma del 99% degli italiani è sicuro. Sicuro! Ho tutto quello che voglio ed è tutto sotto controllo. E ho anche il piano B, C e D. Non avete un cazzo di piano A in Italia e volete rompere il cazzo a chi ha un piano C? Comunque, 20 minuti sono tanti, come sempre. Ci vediamo per altri video short, perché purtroppo ormai il cervello è short. Lo hai ammesso, Greg, ti fa onore. Quindi bisogna fare i video short, 20 minuti non se li caga nessuno. Qualche persona paziente, ma so che molti troll invece li vedo dalle statistiche, li vedo, invece vanno a guardarli. Greg, non sono statistiche, sono film marziani e sono ben 30, senza contare i TG. E poi, spero che un giorno si suicidino. Dalle risate è molto probabile, ci è successo più di una volta. Perché la mia speranza è sempre quella. Greg, sarai un ottimo concime per i vermi di Morris. Ciao! Ciao carissimo, fatti sentire, eh! Big bambù, big bambù, big bambù. Sembrano esserci ancora problemi al cantiere di Morris. Yeah, hello Mr. George! I'm calling you Mr. George because Jose was helping the landscaping guys on this weekend. Yes, I saw him, yes, helping. And that's not good, you know, because he is making money for the landscaping guys. Oh, yes, Mr. George, yes. And if I saw Jose again, I will call you. Calm down, yes, calm down, you calm down, okay? E ora pubblicità. Ciao, se anche tu sei un nano obeso o se preferisci poco alto e in pesante sovrappeso, oppure sei un po' racchietta ma vorresti anche tu diventare un influencer di successo o semplicemente far rosicare le tue amiche, segui i miei consigli. Se ce l'ho fatta io, con un gatto morto in testa, 150 cm di altezza, qualche decina di chili di troppo e il diploma di terza media, puoi farcela anche tu. Acquista il nostro corso per diventare videomaker con il tuo vecchio cellulare in soli 14 giorni. Se anche a te, che sei poco dotata, tutto ciò sembra impossibile, hai perfettamente ragione. Anche io, ancora oggi, non riesco a credere che tanta gente segua i miei video. Tenta la fortuna anche tu, con soli 800 euro. Altrimenti mi tocca tornare a intonacare le pareti. Se sono diventato uno youtuber di successo io, puoi farcela anche tu. Cosa aspetti?
più da 800 euro e compra i nostri corsi. Il successo ti aspetta. Come vedete, basta un cappellino, un Ray-Ban Fumé, un sigaro e una patacca coi brillantini per sembrare un omino di successo. Diventa anche tu filmmaker con il tuo cellulare in soli 14 giorni. Dai primi 10 che chiamano, una mia foto col tanga leopardato, autografata. Guardate che youtuber di successo che sono diventato dopo un corso da videomaker fatto sulla piattaforma 666. Il mio successo è durato 14 giorni, ma questo è un dettaglio trascurabile. Parlare del nulla con uno sconosciuto, per giunta a Londra, non ha prezzo e sei subito una star del tubo. Diventa anche tu filmmaker con il tuo cellulare in soli 14 giorni. Ai primi 10 che chiamano, una mia foto senza tanga leopardato, autografata. Benché abbia l'aspetto di uno scaricatore di olive all'idroscalo di Ostia, lui è un videomaker di successo. Lui è Scurigino, mio amante Spin Doctor. Se ce l'ho fatta io, puoi farcela anche tu. Ti basterà uno smartphone e tanti soldi da buttare nel cesso. Anche tu, da sfigato, ti trasformerai in un influencer di successo, ma per soli 14 giorni. Scalerai le classifiche di YouTube, i tuoi video diverranno virali, imparerai a parlare da solo davanti allo smartphone come un numerito pirla. Tutto a soli 800 euro. Genera incassi per noi, tutto in sole 7 ore. Con un decimo del prezzo incasseremo 10 volte tanto. Grazie a te noi continueremo a giocare a fare l'imprenditore di successo e tu rimarrai una sfigata nella tua stanzetta. Cosa aspetti? Ti serve solo uno smartphone. Diventa anche tu un filmmaker con il tuo cellulare in soli 14 giorni. Ai primi 10 che chiamano, una mia foto dal proctologo, autografata. Fa una mini live per ringraziare i pochi iscritti ai suoi corsi per diventare videomaker kamikaze col proprio smartphone, ma a quanto pare non ha imparato nulla dai suoi corsi neanche lui. Continuiamo con altre news che ovviamente ci arrivano anche da non lo so dove, ragazzi, da un posto in cui questo qui sta trasmettendo con un microfono che non si sente un cazzo, ma parrucchino volante! Ma quando fai le dirette, ma metti del microfono che si sente, non si sente niente. Stanno preparando. Si stanno preparando. Mangerò qua, non lo so se mi guardo meno via, però questo live per ringraziare ancora le persone che sono andate su Clever 6, condividerò tanti anni di esperienza nel business. Tanti anni di esperienza nel business. Avremo l'ora di creare nuovi imprenditori. Preparatevi perché dovrete... Crea nuovi imprenditori, crea tutto lui. Ma combatteremo assieme. Ciao, ci vedremo. La live di addio al mondo del complottismo di Morris Sun ha creato scompiglio nella vasta comunità dei social network. Non esattamente, siamo stati veramente in pochi a seguirla. Diciamo che non è stata proprio un'uscita sbattendo la porta, è sembrato più un volersi defilare in punta di piedi. Passiamo un attimino invece a questo momento storico, l'abbandono da parte di Maurizio Sanna della piattaforma YouTube annunciata per tempo con questa diretta. Eccolo qua, con tanto del countdown, che però se vogliamo fa pure il countdown, però vabbè, famose pure il countdown, no, vabbè, famose pure il countdown, vabbè, dai. We'll be right back.
Here we go, action dal vostro Morissan, ragazzi, ultima live. Che emozione, sei emozionato? Vi dico la verità, I don't give a shit. Perché chi mi conosce sa... Questa è l'ultima live perché in realtà in questo momento di transizione sta per diventare un trans, si sta per operare e quindi non si può più mostrare al pubblico di YouTube da operato, solo al pubblico 666, della piattaforma del diavolo, perché sta in linea pure col Grammy Awards, la piattaforma 666. Ecco qua. Tranquillamente che io parlo sempre questi argomenti su numero6.org. Però è bello dare l'addio al mondo del complottismo. Innanzitutto chiedo come mi sentite, ragazzi, perché ho avuto problemi tecnici con la regia a Londra, quindi scrivetemi nei commenti. L'addio al mondo del complottismo. Abbiamo problemi tecnici, la mia regia a Londra. Azzo, ragazzi, questo ha più tecnici di Luca Nali. Come mi sentite? Mi sentite? Te sentiamo. Un abbraccio a tutti quanti. Adesso comincerò a salutare qualcuno, ragazzi. Scrivetemi se mi sentite bene. Sarà una bella live, perché darò l'addio alla scena pubblica del mondo del complottismo. Giorno importante. Oggi cos'è? La data massonica. Morris va via, il... Ma so manco che giorno è. Che cos'è oggi? Oggi 10 febbraio 2023. Ciao, Leonora. Sente bene? Perfetto. Quindi seguitemi fino alla fine, voglio dare un'opportunità, anche se non ero d'accordo a quello che mi è stato proposto a Londra, però faccia magari qualche altra pecorella, la svegliamo, ok? Salutiamo un paio di persone, un paio alla sarda, 50, 500, 800. Pierpaolo Matta, ciao Pierpaolo, chiedo alla regia di passarmi un paio di saluti, salutiamo un po' di persone, ok? Allora, Antonio De Meo, ciao, un abbraccio Morris, ciao Antonio, un abbraccio a tutti voi. Ultima live, non mi vedrete più, attenzione, ciao Mandy, devo specificarla sta cosa, sento già poi, no, sul complottismo. Ciao Bifoto, sul complottismo. Io video su YouTube li farò sempre, ma parlerò di tutt'altro, ok? Sappiamo, sento già. Ciao Marco Borini. Non abbandoni YouTube, abbandoni solo il complottismo, perché praticamente ormai lui sa di aver sparato troppe cazzate e allora adesso dice non mi occupo più di complottismo, non è cosa mia. Ha perculato gli italiani durante tutta la pandemia e adesso dice non mi occupo più di complottismo. Di cosa ti occuperai? Dei travelloni, dei scambisti, di che cazzo ti occuperai? Marziani, di che si occuperà questo qua? Cioè, ditemelo voi. Quindi parlo di tutt'altro, tranne che di simbologia, satanismo, la fine del mondo, di quello che realmente accadrà. Ok, che sei su YouTube, Morris. Su veleno. Ciao Roby, tuo compleanno. Quindi ti ricorderai che Morris al 10 febbraio 2023 ha dato addio a YouTube, mondo del complotto. Spiegherò le ragioni durante questa live e poi risponderò alle vostre domande frequenti, quindi seguitemi fino alla fine, va bene? Un saluto a tutti quanti. Da poco mi piace come conduci. Ciao Rosella Ceresa. Sì, ma vedrai gli altri video. Parleremo di formazione, come cambia la vita alle persone realmente, perché parlare di complotto non porta a niente. La tecnologia semplice, consapevole. Di complotto non porta a niente, però ti ha dato la possibilità di trovare 50 famiglie di coglioni che ti danno i soldi per poter fare il tuo cazzo di villaggio. Cioè, capito? Ormai lui ha utilizzato il complottismo, non ne ha più bisogno. Ormai lui sta aprendo Tupelandia lì. Il villaggio della parrucca sostenibile. Che gli frega a lui? Ha preso per il culo 50 famiglie e adesso lui non si occupa più di cose, lui vuole realmente aiutare la gente, ma di che? Salvatore, ciao Morris, un abbraccio a tutti quanti, salutiamo le persone. Sapete che chi sta seguendo la regia c'è un Mac che oggi ha dei difetti, succede veramente raramente, sai che cazzo ha combinato. Ciao Morris, Alessandra De Luca, ciao Alessandra, Morris ti mando un forte abbraccio. Quindi sappiatelo, in questo canale, ve lo dico già adesso per chi vuole seguire con me. In questo canale Morris si occuperà solo di piantagioni di conigli. Che lui sa piantare i conigli, lui è uno che pianta i conigli, poi i conigli crescono, vengono fuori dalle buche. Otto,
cancellatevi da questo canale, perché non parlerò più di quello, così non state lì a insultare, perché altrimenti poi tasto destro cancello io, ok? Vi spiegherò perché. No? Ragazzi, ora ci spiegherà perché, però comunque sì, andate sul canale di Maurizio Sanna alla sua prossima diretta e dite, ma il complotto, il gomblotto? Ciao Morris da Budapest, Filippo Manzi, ciao Filippo, salutami Budapest, uno tra i posti con le donne più belle al mondo, la verità. Ciao Morris da Cagliari, Cecilia Argiola, Sruggeri, Cagliari, una bella cittadina Cagliari, anche se adesso sono tutti piano Calergi, tutti, sì, mica, vabbè, lasciamo perdere che ti danno del razzista. Buon pomeriggio signor Mori, che signore, Massimo Ferrari, io sono un ragazzino. Emanuela Om, che tristezza, mi mancherà, figura. Ci sarò, ma parlerà di altro, quindi adesso difenderà il villaggio con il bambù, parlerà insomma della sua creazione fondamentalmente, ma ragazzi è solo questione di tempo, perché poi alla fine lui ritornerà a parlare di tutto e di più, è finita la pandemia, quindi il complotto non fa più tendenza, lui si sta occupando di altro, tanto ripeto, lui ha raggiunto il suo scopo, per curarsi 50 famiglie che gli hanno dato 100.000 euro l'uno. Fatevi i conti. Anche Telesmonto non l'ha presa bene. Super dissing a Parrucco-san. Oggi ha fatto la diretta dove dice ragazzi, finisco, non faccio più video di qua, di là. E poi alla fine inizia col dire, però finisco solo di fare video complottisti, video contro il Deep State, video contro Satana, eccetera, eccetera. Insomma, video della battaglia, ragazzi, contro il nuovo ordine mondiale. Noi siamo sempre qui, facciamo i super dissing ai politici, a quelli del nuovo ordine mondiale, e ragazzi, e lottiamo perché cerchiamo sempre di svegliare sempre di più le persone. Maurizio Sanna cosa fa? Molla e non farà più video, ragazzi, contro il Deep State. E se ne vanta. Si dovrebbe andare a buttare da un balcone. Maurizio Sanna, vai nell'edificio più alto dove ti trovi e ti vai a buttare. Perché sei un buffone. Cioè, hai fatto 3 anni di video. Durante la pandemia lottavi, bam, bim, bum, bam, e adesso molli, non parlerai più contro i satanisti e contro questi figli d'indrocchia che stanno veramente rovinando la società, e cosa fai? No, io mi occuperò solo di fare dei corsi per aiutare la gente, vendendoli a 1.000 euro a corso. Ma porco cane, a che cazzo vuoi prendere per il culo? A che cazzo vuoi prendere per il culo? Stai solo prendendo per il culo la gente e ti stai identificando come un gagassotto. Cioè, una persona, ragazzi, che molla nonostante ha una piattaforma, sulla piattaforma cosa farai? I corsi di come friggere un uovo? Parrucco-san, sulla piattaforma che cosa farai? I corsi di come spararti una sega? Cioè, che cosa farai sulla piattaforma? Gran buffone. Ragazzi, questo qui se ne vanta, fa le dirette, facendo questa l'ultima diretta, e condividete per aiutare gli amici, ha messo il link, poi dice condividete per la censura, ma ragazzi guardate il video, e i marziani adesso stanno preparando già i film, ne usciranno tantissimi perché la diretta, ragazzi, l'ha fatta lunghissima. Io questo video qui, risposta a Parrucco-san, lo sto facendo dopo 16 minuti di video che ho visto della sua diretta. Adesso stanotte mi guarderò tutti i video e ragazzi, fino a 16 minuti sto dando io la risposta a questo video di Parrucco-san. Poi a poco farò anche io altri video. Gran buffone, ti strongheremo fino alla fine. E già ti stai autostrongando tu stesso, perché hai dimostrato di essere un guacquaraquà, di essere una nullità. E hai dimostrato che solo stai speculando su quei 4 sfigati che ti seguono e ti stanno dando i soldi della piattaforma, che ti stanno dando i soldi per comprare il terreno là in Costa Rica per fare sto villaggio di merda che sarà solo una truffa, e i poveri schiavi, pezzi di merda che ti seguono, poi la prenderanno nel culo, e poi quando verranno, ragazzi, a scrivere i commenti avevi ragione King, è meglio che non si fanno vedere in faccia, perché poi, ragazzi, gli do una testata uno per uno, perché poi fanno così.
quando finiscono tutti i soldi e vedranno che sarà una messa in scena, che è una nullità, poi diranno: minchia, King, avevi ragione. E poi io, ragazzi, gli do una testata ad ognuno di queste scorregge qui. Parrucco-san, una persona seria non vende i corsi, una persona seria aiuta il prossimo, aiuta il prossimo. E se vende il corso, lo vende a costo di mercato, alla massa, a tutti, non 800 euro. Lo vendi a 20 euro, fai gli abbonamenti lì sulla piattaforma del diavolo numero 66 a 30 euro e li dai gratis, inclusi nel prezzo della piattaforma. Gran scorreggia fritta e pezzo di merda, sei un pezzo di merda, sei. Te lo meriti questo insulto, sei un pezzo di merda. Cioè, nonostante c'è la gente che paga i 30 euro, non so, i 10 euro al mese, non so quando costa la piattaforma della merda del diavolo di 666, poi si inventa che vende i corsi a 800 euro, i corsi di inglese, i corsi di come diventare filmmaker, i corsi di come costruire un villaggio, i corsi di come buttarti da un balcone, i corsi... Ragazzi, i corsi che te li faccio fare io, le corse ti faccio fare, a pedatene il culo, porco cane, se ti vedo e ti incontro per strada. Le corse, non i corsi, le corse ti faccio fare. Ragazzi, ma questo qui è veramente un pagliaccio e parla senza senso e senza logica. E vedo che poi scrive i commenti lui stesso sulla diretta quando fai i primi commenti là. Sono tutti account falsi, l'abbiamo capito, gran testa di cazzo, che sono tutti account falsi. Lo fai per abbindolare quei buffoni che ti seguono. Ragazzi, continua a prendere in giro la gente e a dire noi finiamo la battaglia contro i Deep State, i poteri forti sono più forti. Sta scoraggiando solo la gente, ragazzi. Dice no, ormai loro vinceranno. Ha fatto il video, ragazzi, che è tutto un video studiato a tavolino per poter portare le persone sulla piattaforma a comprare i corsi, perché lui parla, ha inventato un discorso che poi è tutto scritto, lo sta leggendo perché è stato preparato proprio per abbindolare quei coglioni che lo seguono, ha preparato un discorso proprio per abbindolare la mente di questa gente, manipolarla in un senso che poi le persone dicono ha ragione, non ce la possiamo fare più, i poteri forti sono più forti, cosa facciamo? Seguiamo Morrison che ci dà i consigli per poi andare nel villaggio e pagare i 20.000 euro che abbiamo nella banca e poi andare a mendicare in Costa Rica perché poi non abbiamo neppure il biglietto per tornare indietro in Italia e diventare barboni là in Costa Rica. Questo sarà il progetto, ragazzi, di Morrison. Come diventare barbone in Costa Rica? Segui Morrison, dagli tutti i tuoi soldi a Morrison e poi dopodiché potrai andare in una favela a mendicare, ragazzi, e a vivere sotto un ponte. Questi sono i progetti, ragazzi, e Morrison continua sempre con i soldi delle truffe a girare gli hotel di lusso o non di lusso, perché ragazzi non è che tutto sto lusso io fino ad ora non l'ho visto. Morrison, ma il vero lusso tu non lo conosci, ancora ti ho visto là in una terrazza con una piscina senza persone, ragazzi. Io vado, se vado ogni tanto in qualche hotel di lusso qui a Maspalomas, Salbao Bab, cose, ragazzi, vado ed è pieno di persone, di gente facoltosa, gente VIP, gente super potente. Ma porco cane, ancora nei tuoi video ti vedo solo in case affittate con Airbnb che ragazzi, sono una fetecchia. Ancora non ti ho visto veramente in un hotel di extra lusso lì nelle zone di Costa Rica. Ma perché? Perché vai nelle fetecchie, perché poi ragazzi, lui dice io bevo champagne, ma dov'è sto champagne? Dov'è sto? Ti bevi la pisciazza, ti bevi, non lo champagne. Ragazzi, chiudo, vado a vedere il video di sto pagliaccio e niente, condividete tutti i video di Telesmondo, seguiteci sul nostro blog luigilodelfa.it. Mi raccomando, marziani, fate il video spot www.luigilodelfa.it, il blog della serietà, sport, attualità e politica. Solo i King possono seguirci, tutto il resto è spazzatura. Vieni e continua sempre con il nostro blog e diventerai un super King. Arrivederci. Ma ora analizziamo insieme i migliori passaggi della live di addio al complottismo di Morrison. La prima cosa che salta all'occhio, ancor prima di ascoltarlo,
è che mentre da una parte annuncia che non farà più video di complottismo su YouTube, ma esclusivamente sulla piattaforma 666, dall'altra pubblicizza un mese di abbonamento a 1 euro, un po' la tecnica della sorella Greg, che toglie i video gratuiti da YouTube chiudendo i suoi canali per poi metterli sul suo sito a pagamento. Insomma, il buon vecchio marketing da 2 soldi. Mentre attendevamo la live di Morris e tramavamo come sabotarla, ci siamo accorti di una strana anomalia di YouTube. Guardate qua, passiamo il mouse sulle parti interattive per dimostrarvi che non è un banale montaggio fatto da noi. Sotto la live di Morris appaiono i commenti ad uno dei nostri TG marziani. Morris, oltre alla piattaforma, fai esorcizzare anche i tuoi canali YouTube. Hai il demonio che ti segue ovunque. Secondo noi è rintanato tra le fibre sintetiche del manufatto cinese. Liberati di quel parrucchino fetente e la vita tornerà a sorriderti. Here we go, action da vostro Morrison, raga, ultima live. Che emozione, sei emozionato? Dico la verità, I don't give a shit. Perché chi mi conosce sa tranquillamente che io parlo sempre questi argomenti su numero6.org, però è bello dare l'addio al mondo del complottismo. Innanzitutto chiedo come mi sentite, ragazzi, perché ho avuto problemi tecnici con la regia a Londra, quindi scrivetemi nei commenti come mi sentite. Sentirti ti sentiamo bene, ma con gli occhiali storti e il parrucchino appassito fai un po' impressione. Sarà una bella live, perché darò l'addio alla scena pubblica del mondo del complottismo. Giorno importante, oggi cos'è la data massonica? Morris, va via, cioè, ma so manco che giorno è, che cos'è oggi? Andiamo bene, smesso con l'anti-aging. Oggi 10 febbraio 2023. Ciao Leonora, sente bene, perfetto. Quindi seguitemi fino alla fine, voglio dare un'opportunità, anche se sono... Non ero d'accordo a quello che mi è stato proposto a Londra, però faccia magari qualche altra pecorella la svegliamo, ok? Litigato con Scureggino che voleva farci un'altra pecora. Ultima live, non mi vedrete più, attenzione, devo, ciao Mandy, devo specificarla sta cosa, sento già poi, no, sul complottismo. Ciao Bifoto, sul complottismo. Io video su YouTube li farò sempre, ma parlerò di tutt'altro. Mi lancio in una previsione. Parlerai di corsi per diventare un videomaker kamikaze e come costruire un villaggio di poche anime proprio sotto un vulcano attivo. Ciao Morris da Budapest, Filippo Manzi. Ciao Filippo, salutami Budapest, uno tra i posti con le donne più belle al mondo. La verità. Quindi a San José ci sono i travella più belli del mondo? Per questo non sei a Budapest? Buon pomeriggio, signor Mori. Che signore? Massimo Ferrari, io sono un ragazzino. Emanuela Om, che tristezza, mi mancherà. Figura, ci sarò sempre, ma non parlerò di quegli argomenti. Quindi, se vuoi crescere, crescita personale, mi troverai, ma non parlerò più di determinate cose. La conoscenza non è per tutti. Ma io direi di cominciare. Ciao Mori, mi spiace non vederti più. Paola, ma non è che non mi vedrete più, mi vedrete, ma non tratterò più quegli argomenti qua su YouTube, ok? Mi troverete solo su numero6.org, lì posso dire tutto quello che voglio, non rottura di coglioni, sono stanco della censura, ogni cosa che sbagli, ma noi vogliamo bene, grazie, sbagli una cosa e ti censura, ti danno uno strike, e che palle, non si può mica vivere così, ok? Ma incominciamo la live, visto che mi sentite bene, seguitemi fino alla fine perché risponderò alle vostre domande frequenti, ma soprattutto vi racconto il motivo per il quale ho deciso di lasciare il palcoscenico di you shit, come chiamerebbe l'amico Greg. Quante cose che avete in comune con tua sorella Greg. Pensa, anche lui ha tolto i suoi video gratuiti da YouTube per metterli sul suo sitarello a pagamento. Buon sangue non mente.
La spiegazione è molto semplice, non vi è nessuna minaccia governativa, ho preso alcuni appunti, ve lo devo dire, nessuna infiltrazione di servizi segreti, è solo esclusivamente una mia scelta, quindi non è che non vi aspettate cose strane. Tranquillo, non ti abbiamo mai preso sul serio quando sostenevi di avere alle costole i servizi segreti di mezzo mondo, mentre la storia del salumiere di Gran Canaria ci è stata confermata. Vi dico la verità, è come se il mio compito qui, tra voi esseri umani, sia terminato. Tanto abbiamo a che fare con dei ritardati, quindi molte persone è meglio perderle che trovarle. La verità, amici, è che non verrà nessun salvatore a salvarvi il culo, ma gli esseri scimmie sono convinti che andrà tutto bene. Perlomeno, come dicevo, il salvatore non sarà nessun politico, nessun Donald Trump, nessun Putin. Credo che Dio ci abbia già salvato attraverso la conoscenza. Ma cos'è la conoscenza? Molti di voi si domanderanno. La conoscenza è dove nascondersi quando il peggio accadrà, perché il peggio accadrà, io non ho dubbi, è solo questione di tempo. Ecco, magari evitate di cercare riparo sotto un vulcano attivo. La conoscenza è quella cosa che ti permette di non fare il siero magico, quella cosa... L'avete capito, vero? Quella cosa che farà diventare concime per i vermi. Morris, la tua confusione in materia è enorme, ma dato che parli di conoscenza, sappi che sono i vermi a produrre concime con le loro deiezioni. I vermi non si concimano, la versione corretta è diventare cibo per i vermi, che poi ti trasformano in concime. Molto, molto concime, sta accadendo in ogni angolo del pianeta Terra, come avevo detto 3 anni fa. E quanti ne cadranno? Voi non avete idea. Se avete qualcuno, salutatelo già, perché non lo vedrete più. Perché più fortunati magari si beccheranno delle malattie e riusciranno a vivere qualche anno soffrendo come cani. La conoscenza è quella cosa che ti permette di indicarti una via su dove andare a vivere quando il peggio accadrà. Perché come ho detto, il peggio accadrà. Quindi per poca conoscenza che sei finito sotto un vulcano? E io attraverso il numero 6.org Club 6 ho fatto tanti percorsi per cedervi questa conoscenza. Ogni cosa che abbiamo fatto non è un caso. Mi ho fatto off-grid perché? Perché molti di voi avranno bisogno di vivere da partire da zero. Intendi dopo l'eruzione? Ribadisco la mia ultima live, approfittatene. Cominciate a scrivere domande. Che la mia vita continua. Io sono uscito dal Matrix molti anni fa. Magari come un buon alieno è venuto al pianeta Terra per passarvi qualche informazione, chi lo sa? O magari un starseed, o magari un essere umano come tutti gli altri. Più che alieno sembri alienato, dai, raddrizzati gli occhiali. Però il mio obiettivo era informare voi. Poi, chi vuole accettare l'informazione, bene. Non mi pagano per dire queste cose qua. Vedete voi. Dovete farvi solo una domanda, come dicevo. Per vivere sono costretto a lavorare? Sono costretto ad alzarmi ogni mattina alla stessa ora per andare a lavorare per un misero stipendio? A rispettare degli orari e delle regole? Se la risposta è sì, siete gli schiavi, punto. Non c'è un no, ma perché mio cugino? No, punto, sei uno schiavo, punto. E già accettare questo vuol dire, ops, sono in un Matrix. Se invece continui a dire che è normale quello, continui a fare ritardato a dire sì a tutto quello che il governo ti dirà di fare. Io ho provato a cedervi un po' di conoscenza, ma sono in pochi quelli che hanno percepito il messaggio. Lo vedo alla piattaforma numero 6.org, che ho dei fratelli meravigliosi dentro, fratelli e sorelle, che nel massimo dell'apice del successo abbiamo raggiunto 5.500 abbonati su 66 milioni di italiani. Il 0,00. Bellissimo, perché è un dato e corrisponde alla mia teoria, che solo un 1% sono svegli, un altro 1% sono scimmie. Pensa che invece, secondo noi, iscriversi alla piattaforma 666 è un indicatore di insania mentale, ma per fortuna molta gente è guarita, anche grazie al corso gratuito di rieducazione marziana in 30 lezioni. E poi vedo quanti ritardati c'ho attorno a me, cazzo ritardati, cazzo lievito come la merda. Dai, ora non essere irriverente nei loro confronti. Sono proprio loro che ti permettono di passeggiare ad ostriche arancide e piscio di gatto raffreddato. Ma non li riconosci, cazzo. Perché questi rinegheranno quello che hanno fatto, sti esseri non pensanti.
La verità è che il mondo è costituito da un 90% di spazzatura di esseri umani che respirano ma che non ragionano. Se volete capire se un pesce è morto, guardateli negli occhi. No, Morris, dall'occhio si capisce da quanto è morto, ma è meglio controllare il colore e la condizione delle branchie. Non ne imbrocchi una, manco per sbaglio. Per quello io non mi reputo un umano, non mi reputo un extraterrestre rispetto alle scimmie che vedo. E secondo me quelli che hanno capito non siamo molto terrestri, sappiate, vi passo anche questa informazione. Noi te ne passiamo un'altra. Guarda che non basta aver capito per essere marziano, sono ben altre le doti che servono. By the way, oggi sono qua per darvi un'ultima opportunità a chi non l'ha mai avuta. E credi, quando mi è stata proposta dalla mia sede di Londra, ho rifiutato perché sapevo già i commenti, ve lo dico. Ormai è da 3 anni. Commenti tipo, e no dai, ancora questa piattaforma di merda. Beh, io sono l'unico in Italia e vi sfido a farmi altri nomi che possiedo una piattaforma contro la censura e posso dirlo a voce alta. Eccola, un altro sgarbo alla sorella Anala. Guarda che se poi ti manda a fare in culo, non ti potrai lamentare, eh? Avrebbe tutte le ragioni. Ma torniamo a noi, parliamo di questa opportunità, l'ultima che voglio darvi oggi. Provare a svegliare quel 0,0 degli esseri umani, ok? Noi abbiamo lavorato 3 anni su numero 6.org, dove c'è materiale unico che ti racconta delle tre corone, chi è il governo, chi sono i politici, chi è il Vaticano, chi è Papa Bergoglio, c'è del materiale unico. Zagami, levate proprio, è arrivata la gola profonda di So, come direbbe il buon Renatino. Chi sono i nostri padroni, quella razza aliena che viene dall'alto? Oh minchia, che cazzo dici, parli di alieni, muore, occhio, guarda che ti danno il complottismo, è la verità. Bravo Morris, diciamolo, che vi guardiamo dall'alto e ci pigliamo dalle risate. Siete il nostro pianeta preferito per l'intrattenimento. Sanremo in poco si sono accorti che c'erano i due occhi rettiliani che guardavano il palcoscenico, che è la stessa rappresentazione dell'edificio che sta al Vaticano, ma è materiale per pochi. Beh sì, ormai Sanremo è veramente per pochi, ritardati eppure rattusi. Ma ripeto, non parlerò più di queste cose pubblicamente. Salutiamo il Mossad che mi segue, sono i servizi, non so, mi vogliono bene. L'AISE, salutiamo. L'AISE, la dico, soprattutto la dico, mi ascolta tutti i giorni, la salutiamo. Morris, dimentichi sempre di citare gli SSM, i servizi segreti marziani. Fossi un poco rassista. Guarda che ti stronchiamo la carriera, eh. Statta a court. Sappiate che qua non si parlerà più di questo, quindi accettatemi questa live, ok? Che dovrò cancellare dopo qualche giorno perché avremo la nostra. Quindi scaricatevi questa live se volete. Usatela come ricordo per il futuro. Noi invece vi esortiamo a guardarvi la serie completa della Nuova Commedia all'italiana. La trovate su Telegram. È la saga di Morris ed è irresistibile, da pisciarsi addosso dalle risate. Perché io per il lavoro che ho fatto non metto piede 3 anni in Italia, perché il rischio c'è che quando arrivi, ma la dico, dica, venga, venga con noi, che abbiamo qualcosa da dirle. Quindi il signor Morrison vive in Costa Rica, posso girare in tutto il mondo, tranne in Italia, perché mi è stato detto da fonti alte alla massoneria che è meglio non entrare. Quindi io non entro per questo motivo. E noi che pensavamo che lo facessi perché rischi che non ti fanno passare con quel gatto morto in testa. Sotto potresti portare di tutto. Bene, ladies and gentlemen, sono lieto di fare il seguente annuncio, ok? Come dicevo, sono l'unico in Italia ad aver creato la piattaforma numero 6.org senza censura e non finanziata dal governo. Ribadisco la mia ultima live. Bene, voglio darvi un'occasione unica che durerà solo un mese. Per un mese potrete accedere ad essa, a tutto il contenuto, a un solo fucking euro. Un solo euro. Sei partito da lontano, da Barbero Dinosauri, ma finalmente sei arrivato al dunque. Dunque, questa live è l'ultimo tentativo di raccattare qualche mente semplice per provare a salvare la piattaforma da morte certa. Se avete capito bene, un solo euro per 30 giorni. E dopo 30 giorni, la transazione costa molto più di un euro, però ho detto, dai, proviamo a svegliare qualche altra scimmia. E dopo 30 giorni o vi cancellate o pagate l'abbonamento normale.
Come vi ho detto, da ora in avanti non condividerò più niente nel mondo del complottismo su YouTube. Non rende più bene come un tempo? Senti, come mai hai cambiato 10 volte il tema di questo canale, ma gli iscritti rimangono sempre inchiodati a 118.000? Sono stati tutti stroncati dal liquame prima di riuscire a disiscriversi? Perché qualcuno nella galassia ventila l'ipotesi che siano utenti fake. La galassia è piena di malelingue, ma di fessi ne girano pochi. E solo su numero6.org parlerò senza filtri di quello che realmente sta accadendo nel mondo e di quello che accadrà, perché lì è una famiglia, posso dire tutto quello che voglio. Dagli audio che abbiamo pubblicato sembra più una comunicazione a senso unico e gli utenti che muovono dei leciti dubbi vengono sbattuti fuori. Sono parole tue. Dobbiamo ripubblicare quei messaggi vocali? Ma perché ho lasciato? Vi dico la verità, vi racconto perché ho lasciato YouTube. Da partire da oggi. YouTube è una piattaforma meravigliosa, gestita dal governo mondiale, che se hai 14 anni mostri il culo, te lo fanno fare. Se fai canale yoga, fai vedere la toppa, te lo fanno fare. Se promuovi LGBT, te lo fanno fare. Se parli transgender, te lo fanno fare. Se parli un sacco di spazzatura, te lo fanno fare tutto, eh. Ma scusa, allora fai le live di Travella Party al Big Bamboo? Sai che picchia di audience? Però su YouTube il 90% sono insulti. Qualsiasi cosa fai, è facile, è gratis. Io perché su uno senti.org è bello? Parlo e c'ho fratelli e sorelle. Minchia, fra detto fratelli e sorelle sono massoni. No, no, fratelli e sorelle, persone che fanno commenti così. YouTube è gratis, quindi trovi l'insulto dalla mattina alla sera. Ma non è solo quello per il motivo per il quale va via, non give a shit. Tanto il troll è merda per natura. Pensa a quegli sfigati che devono guardarsi tutti i miei video e poi ti fanno un video contro. Non vorrei fare mai quella vita di merda. Sta parlando di noi. Morris, insisti nel dire che facciamo una vita di merda. Nella vita reale, dato il tuo curriculum ed il tuo profilo, al massimo ti faremmo fare il servizio al tavolo, ma con il grembiulino e i guanti bianchi, che tanto ti affascinano. Sono pochi quei complottisti svegli, ma il complottista vero sa dove andare a cercare. Va in quelle piattaforme che sa che non sono governative. Eh sì. Il bravo complottista va sulla piattaforma del diavolo. Morris, piantala, che mi fai pisciare addosso. Siccome ho la fortuna di avere certe amicizie in tutti gli ambiti, sia nella massoneria ad altissimo grado, sia nei servizi segreti, quindi quelle cose che loro fanno le so anch'io. E loro lo sanno che io so. Ah, quindi queste amicizie influenti ti avranno certamente mostrato il fascicolo contenente le informazioni sui marziani. È per questo che non ci nomini mai direttamente? Paura, eh? Ma solo Dio deve misurare quello che ho fatto nei confronti dei suoi umani. Del parere di chi sta dalla tappa di YouTube, I don't give a shit. Continuate a insultare, I don't give a shit. Ah, pure irriconoscente sei. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te, sei proprio una brutta persona. Qui dicevo, dedicherò il mio tempo a creare il primo villaggio off-grid di 70 ettari in Costa Rica. Perché sono in Costa Rica? Perché so quello che accadrà nel mondo. Sto costruendo un villaggio insieme a 30 famiglie, futuristico, con scorte di cibo, di animali, con guardie che controllano il perimetro. Avremo tutto. Quando accadrà il peggio? Pannelli solari, acqua in abbondanza, cibo in abbondanza, medicina in abbondanza, anche se ne avremo bisogno perché abbiamo il dono della conoscenza. Le medicine sono per quelli che mangiano la merda nei supermercati, altrimenti la medicina non si usano le medicinali. Perché non fai pure l'affitta stanza a Big Bamboo, oltre che vendere i tuoi progetti, no? Magari potresti anche affittare qualche stanzetta, magari li veniamo a trovare con i marziani al Big Bamboo. Eh no, perché vogliamo vedere cosa stai combinando nel tuo villaggio. Spazio alle domande frequenti. E mi sento già libero che abbandonerò YouTube dal mondo del complotto, qualcosa che io adoro. Che quando io parlavo di illuminati ne parlavo 25 anni fa. Voi non sapevate un cazzo di illuminati o di massoneria. Chi l'ha fatta conoscere la massoneria? Pur non essendo all'intra massoneria, che sia chiaro, non che voglia dire avere la scabbia. Chi ha portato il principio massoneria? Facciamo capire cosa sono le logge, la consorteria, il satanismo.
Prova ad indovinare, Leo Zagami. Spazio alle domande frequenti. Chiedo alla regia di passarmi le domande frequenti. Sarò contento anche i troll che non faccio più video, I don't give a shit. Intanto mi ritroverò lo stesso quando farò formazione. Voglio insegnare alle persone a essere liberi, a eliminare il mondo della schiavitù, a uscire dal mondo della schiavitù, della dipendenza, del lavoro e prendere un salario di merda per avere una vita di merda. E su Club Six ci stiamo riuscendo. Ho visto Nick, uno dei nostri studenti, sta facendo un video al giorno, un lavoro incredibile, lo salutiamo. Costa Rica si salverà. La Costa Rica, c'è anche Madeira, un isolotto di fronte alle Canarie. Solo Dio sa, attenzione, io non mica sono il salvatore. Diciamo che è uno tra i posti più sicuri al mondo, al momento. Morris, Madeira, per un vecchietto come te è troppo umida, poi ti vengono i reumatismi. Meglio comprarsi un terreno in una località che è già tutto un programma, poco sole. Ora ho capito perché hai preso il terreno sotto il vulcano. Vuoi lenire i reumatismi con le acque sulfure? Com'era? Non concentrarti sul problema ma sulla soluzione. Stai in un posto piovoso? Per giunta sotto un vulcano? Ottimo, sarà pieno di terme sulfure. Prossima domanda. Next question. Approfittate a farmi domande difficili. Domanda difficile. Morris, in caso di eruzione, come farei a scappare con quelle gambine corte e quel buzzo prominente? Alle Canarie Fuerteventura ci sarà futuro. Io sono andato via dalle Canarie, per quale motivo? Le Canarie non hanno acqua, le Canarie non hanno un terreno fertile, quindi è l'ultimo posto dove andrei per nel caso di sopravvivere. Ricordiamoci cosa è successo. Alle Canarie, quando è arrivata quell'influenza, quella massa di ritardati, giravano con la mascherina sotto il sole a 50 gradi e in palestra usano la mascherina. Quindi è stato uno tra i posti più infami che abbiamo visto durante il periodo del lockdown. Parli con persone, lo sapete la storia delle Canarie? C'è un libro bello. Colpa dei romani, i romani scaricavano gli ex detenuti in passato. Quindi ci sono tutte persone che non hanno un grande quoziente di intelligenza alle Canarie, sappiatelo. Purtroppo è l'ultimo posto dove vivrei. Parli con uno che ci ha fatto 5 anni alle Canarie, non parli col tipo l'ultimo arrivato. Eccala, e mo chi glielo dice a tua sorella? Quindi Greg potrebbe essere un discendente di un ex detenuto romano, il cui basso avvalorerebbe tale teoria. Nuovo disordine mondiale. Potresti fare un canale YouTube sull'off-grid? La faremo, bella domanda. E adesso stiamo creando il campo base nel terreno. E verranno lanciati 4 canali. Uno su come facciamo le case usando il refill container. Sono contenitori marittimi trasformati in casa, che qua sarà una startup. Poi faremo 4 canali con 4 lingue diverse che parla solo di off-grid. Come si costruisce un villaggio da zero su Santa Etere, abbiamo già gli escavatori là. E stiamo aspettando la connessione internet che dobbiamo installare in questi giorni. Stiamo portando la fibra, sono riuscito a portare la fibra in mezzo al nulla. Morris, scusa se ti interrompo, ma c'è proprio una chiamata in entrata dal cantiere. Sembrano esserci ancora problemi al cantiere di Morris. Hello, Mr. George. How much you pay for the new guy? 20 bucks? No, too much money. He's no good operator. Però siete fantastici. Fatemi domande complicate, dai. Non avete visto gli occhi, vero? Gli occhi del marziano a Sanremo, vero? Morris, però così confondi la gente. Questi sono gli occhi del marziano. Ma figurati se andiamo a San Scemo, lì è pieno di amici tuoi. Morris, ma il villaggio è a San Carlo? No, non è a San Carlo. Sta vicino alla zona di Pocosol. Località San Carlos. Sì. 70 ettari. Un abbraccio a Giulio. Vicino alla Fortuna, per intenderci. 50 minuti alla Fortuna. Giulio, il terreno è qui, a circa 10 km dalla bocca del vulcano Arenal. È un posticino per gli amanti del brivido. Ciao Morris, chi sarebbe il marziano di Sanremo? Bella domanda, Guarda, guardatelo attentamente. Loro devono manifestarsi con del simbolismo. E Sanremo era strapieno di simbolismo satanico. Guardate l'immagine dove saltano fuori gli occhi. Chi c'erano come ospiti? Guardate questi ospiti, non posso aggiungere di più.
Ma guardatevi la nuova commedia all'italiana, il vostro quoziente intellettivo ne trarrà giovamento, poco simbolismo e molti contenuti esilaranti. Morris, ma secondo te i marziani sono veramente marziani? Ma non è che sono marziani, è un modo di dire, nel senso figurato, marziani, non è che arrivano da Marte? Sì, veniamo da Zagarolo. Sono tante specie che sono qui da milioni di anni. Ci sono quelle buone, quelle cattive, e ci sono quelli che abbiamo creato noi tanto tempo fa per proteggerci in caso accada una guerra nucleare. E ci osservano e ci vedono come scimmie, purtroppo, pur essendo noi i loro creatori. Nel tuo caso come un babuino. Spero di non dover specificare il motivo, ma è legato all'abuso di bambù, Big Bambù. Morena Valdinosi, beautiful girl. Mi piacerebbe ascoltare una diretta con te e il Greg insieme, a quando? Beh, questo è io ho finito oggi. Non voglio bene al Greg, è una tra le persone che mi è stata vicino, mi ha segnato anche tante cose, però non farò più, non qui, su numero6.org, sì. Qua pubblicamente no, perché verremmo censurati all'istante. Vi ricordo che al Greg gli hanno chiuso tutti i canali YouTube. Eh già, ed il povero Greg, che peraltro fa live anche dalla tazza del cesso, è così riservato da non aver neanche mostrato una schermata che avvalori questa sua bizzarra teoria, cioè che gli abbiano chiuso contemporaneamente 5 canali registrati con 5 account diversi, registrati con email diverse. Ma la cosa più divertente è che non avrebbe perso neanche un video e che li ripubblicherà invece sul suo sitarello a pagamento. Sai com'è, su Marte non abbiamo mica l'anello al naso, che invece sembra essere di moda sul vostro pianeta. E per chi vuole un po' di verità, andate su numero6.org, con un euro vi guardate un po' di roba che vi sconvolgerà. Sulla piattaforma 666 gira roba buona, soddisfatti o rimborsati. Cosa ne pensi di Daniele Penna? Aspetta un attimo, Daniele Penna. Daniele Penna. Ragazzi, sono tanti personaggi. Daniele Penna. Ma è l'anno caco. Morris, come fai a non ricordarti del tuo creatore? Ma allora, chi ti ha illuminato a te? Ah, è un forte, l'ho anche intervistato, un esperto di programmazione linguistica, è una brava persona, ha fatto dei video incredibili e ci vuole un coraggio a farli, dove lui è come se fosse posseduto da un alieno, è una persona molto intelligente, vive in Thailandia, è una persona molto intelligente a cui voglio bene, ho avuto modo di intervistarlo una volta sola, però mi ricordo, lo rintervisterò, c'è un'intervista che ho fatto più di un anno fa, me lo segno perché mi ha ricordato una persona molto intelligente. Cercherò di rintervistarlo. Anche lui ha molta conoscenza su determinate materie. Beh, se intervisti di nuovo l'anno caco, avvertici, sai che risate, però lascia aperta la chat, così ti diamo una mano con le domande. È stato un piacere informarvi, però il mio lavoro tra gli esseri umani finisce qua. Era ora che ti dedicassi seriamente al tuo ruolo di attore di punta della nuova commedia all'italiana. Champagnino? Lavorerò su numero6.org, ma lavorerò più su Club 6, portando conoscenza per cambiare la vita delle persone e far sì che non diventino più schiavi. Morris, ripensaci. Come attore comico sei un portento. Io non ho detto che viene Costa Rica, ho detto create le comunità. In Italia ce ne sono tante. Almeno 50 km dalle città, dove avete acqua in abbondanza, pannelli solari, potete produrre cibo. Guardate, produrre cibo non è complicato, una volta che galline, conigli. Occhio che Morris è un po' confuso, rischiate di puzzarvi di fame. Lui intende piantare conigli, allevare cacao e mungere tori. Ragazzi, con immenso piacere, Morris vi manda un forte abbraccio. E mando un abbraccio anche agli odiatori seriali, vi dico la verità. Perché poverini. Perdonali, non sanno quel che fanno. Una persona che ti guarda tutti i giorni, ti copia i video per poi farti... Poverino, io vado e metto nei panni di questa gente che vita di merda che fa. Tranquillo, Morris. Non ci divertivamo così da molto tempo. Sarai sempre nei nostri cuori. Aspetta però ad aprire lo champagnino. Noi siamo followers fedeli. Ti seguiremo anche in capo al mondo. Ecco però, sotto il vulcano no. Lì vacci da solo.
Colgo l'occasione per salutare l'AISI, i servizi segreti italiani che sono incredibili, i servizi segreti del Mossad, incredibili, hanno fatto un lavoro incredibile, la Digos hanno fatto un lavoro incredibile, che mi seguono, ho dei fans incredibili, i carabinieri che ascoltano costantemente i miei audio e le comunicazioni che faccio, hanno fatto un lavoro incredibile. Morris, non dimenticare il salumiere di Gran Canaria. Tranquilli, questo canale non si parlerà più di questo. Vi mando un forte abbraccio, come dico sempre, quando Dio è con noi, noi siamo la maggioranza. Bye bye, dal vostro. Morisà. E se siete quattro gatti cosa vorrà significare? Comunque ciao Mitico, ci si rivede al prossimo TG. Per oggi, da Marte, è tutto.